Sì, abbiamo fatto una bellissima partita, credo che il risultato sia ampiamente meritato e siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto oggi in mezzo al campo. È stata una partita in cui siamo riusciti a combattere anche quel pizzico di tensione che avevamo e alla fine abbiamo, secondo me, giocato bene anche a livello tecnico, lo dimostrano il fatto che abbiamo fatto 3 gol di pregevolissima fattura, quindi è un pomeriggio in cui siamo molto felici. Beh, in questo momento noi dobbiamo analizzare un po' una situazione un po' delicata, un po' difficile. Sentivo il presidente, ma non ci sono indicazioni da questo punto di vista. Dobbiamo guardare a 360 gradi una situazione che è diventata complicata, quindi non ci sono ragionamenti sull'allenatore in questo momento. Parleremo con i ragazzi perché a me non piace lo spirito di rassegnazione, assolutamente dobbiamo lottare fino alla fine, ma questo non è il modo migliore perché anche a Venezia ci sono stati segnali molto negativi e oggi purtroppo nel secondo tempo la squadra è come se avesse staccato la spina e questo non va bene, non ce lo possiamo permettere. Beh, è inspiegabile perché purtroppo la squadra ha sempre dimostrato anche in alcune partite proibitive, ha tenuto testa, abbiamo fatto tantissimi pareggi anche con squadre blasonate. Invece nell'ultimo periodo ho la sensazione che insomma, qualche giocatore è poco motivato, questo ripeto è una cosa che non dobbiamo permettere a nessuno, è una cosa grave, se fosse così noi abbiamo il dovere di lottare fino alla fine e quindi si devono ritrovare al più presto perché altrimenti continueremo a fare brutte figure. Sicuramente è mentale, ecco perché dobbiamo parlare bene con i ragazzi, perché è inconcepibile che in un primo tempo questa squadra un volto e il secondo tempo completamente un altro. E prestiamo il fianco all'avversario, commettiamo degli errori madornali, e ripeto, bisogna cambiare registro, perché ancora siamo in tempo, noi siamo abituati a lottare, a soffrire, ma così non va bene. Beh, la classifica purtroppo in questo momento è particolarmente critica e quindi bisogna fare mea culpa, bisogna accettare le critiche, però noi abbiamo il dovere con grande lucidità di reagire, di ribaltare se possibile lo scenario perché i numeri dicono che ce la possiamo ancora fare.